Il massaggio connettivale. Come si fa davvero il massaggio connettivale? Il massaggio connettivale è in assoluto uno dei più efficaci massaggi anti-age, quindi migliora realmente la pelle del viso e non solo. Sono Martina Bindi, per chi non mi conosce, da 35 anni esperta beauty. In questi anni ho aiutato migliaia di persone a vedersi e sentirsi meglio. Cos'è il tessuto connettivo? Noi siamo fatti di tessuto connettivo. Immaginate, no? Come una muta che ci avvolge dalla testa, avete presente le mute da sub, fino all'estremità dei piedi, interamente collegata, che dall'estrema superficie non solo collega tutto, ma da questa muta partono dei foglietti, quindi altre fasce, altro tessuto connettivo che va ad avvolgere i nostri visceri, i nostri muscoli, le nostre cellule, i nostri vasi sanguigni, tutto. E grazie al trattamento del tessuto connettivo noi abbiamo un miglioramento non solo localizzato, quindi nella zona dove andiamo a fare il massaggio connettivo, ma grazie a tutti questi collegamenti, in particolare al collegamento con il sistema nervoso, andiamo ad avere un'azione riflessa in altre parti del corpo. Bello, no? E per questo è il trattamento di maggio. Voglio, come trattamento, come routine del mese, quindi da fare due volte a settimana, oggi voglio fare con te, andare un pochino avanti nella nostra tecnica connettivale. Ho già fatto altri video di massaggio connettivale e oggi andiamo un pochino più avanti. Pronte? Ovviamente dopo aver deterso la pelle, io per non venire troppo sbattuta, sennò poi sotto mi scrivono: ma sei truccata, non sei credibile! La pelle pulita, ho un po' di make-up agli occhi e leggermente un po' del mio di blush alle labbra. Iniziamo? Allora, come sempre, si inizia dalla galea aponeurotica. La galea è diciamo, il nostro cuoio capelluto e io vado a mobilizzarlo, quindi fate proprio una manovra profonda che tende quasi a volerlo scollare, no? A farlo muovere. Dovete sentire che la pelle, quindi lo scalpo, si muove sul cranio, eh? Dovete proprio allentarlo e lo fate in tutta questa porzione. E lo fate per almeno un minuto. La tecnica connettivale si fa senza prodotto, quindi è importante avere solo la pelle pulita. Liberiamo bene, ci sono alcune zone dolenti, ecco, in quelle zone dolenti insistiamo ancora un po'. Poi vado a liberare l'attaccatura dei capelli e lo faccio con piccole trazioni lungo tutta l'attaccatura dei capelli, quindi faccio proprio dei piccoli movimenti come quando faccio il trattamento connettivale del muscolo frontale, ma rimango proprio in quel centimetro vicino all'attaccatura dei capelli e arrivo fino ai lati e fino alle orecchie. Piccoli e profondi. Se avete delle zone dolenti, bene, insistete ancora di più. E già sentite proprio che questa parte, fatemelo sapere anche nei commenti, però è come se si aprisse. Ora invece andiamo all'estremità opposta, quindi andiamo a fare il trattamento della clavicola, che abbiamo trattato altre volte con la strisciata, vedete, con la spinta lenta e profonda immediatamente sotto l'osso. Da qui sentite la sporgenza ossea della clavicola fino alla spalla, quindi fino al muscolo deltoide. Per renderlo ancora più efficace, anche in questo caso facciamo delle piccole spinte, vedete, come se facessi proprio una virgolina, andando proprio a battere contro l'osso della clavicola.
Faccio la stessa cosa di là, quindi prima un paio di spinte lente e profonde e poi delle piccole virgoline verso l'alto. Libero lo sternocleidomastoideo, sempre con la tecnica connettivale, quindi parto dalla sua inserzione e scorro lentamente verso l'origine. Mi raccomando, sono più le dita dietro che fanno questo stretching del muscolo, non piso col dito davanti, perché vado troppo di fronte alla gola e non va bene. Lento e profondo, stessa cosa dall'altra parte. Lento e profondo. Tre volte. Poi tratto la mandibola. Faccio prima una strisciata come faccio di solito, quindi come ho fatto qui. Una strisciata qua. Poi, quindi arrivo proprio, percorro tutta la mandibola dal centro fino all'angolo della bellezza e poi invece faccio delle piccole spinte verso il basso, proprio come agganciare il tessuto e arrivare fino all'osso della mandibola. Lento e profondo. Insisto un po' di più nell'angolo della bellezza, quindi dal centro proprio tic 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 col ditino vado verso l'osso. E ora concludiamo con un po' di leggero palperulé, quindi quando prendiamo il pizzicottino di pelle e lo accompagniamo, no? Palperulè sotto l'angolo della bellezza. Perché in questa zona si creano sempre delle aderenze. Non so se avete visto una donna grande, quando stiamo così si formano tutte queste pieghe strane in questa zona. Che spesso pensiamo alle rughe del viso, ma invece ci sono delle zone che, ecco, invecchiano prima e anche peggio. Ecco, e quindi liberiamo bene l'angolo della bellezza. Ora vi invito a fare prima una parte, perché sentirete proprio come, anche in questo caso, come se l'ovale proprio fosse più disteso. Non vi fate prendere però da ora facciamo la stessa cosa della mente parlo, perché tante idee mi sono visto meglio, ho iniziato a farlo tutti i giorni e poi ho iniziato a peggiorare. Allora, il tessuto connettivo va saputo trattare, va conosciuto, per quello vi faccio questi pipponi con questi video, diciamo, molto molto tecnici, perché uno deve avere la consapevolezza, no? Quindi il tessuto va stimolato ma non va rilassato, quindi va disteso ma non dovete ottenere l'effetto contrario. Virgolettine, virgolettine, verso l'osso. Verso l'osso, zazza, zazza, palperulè, palperulè, leggero, leggero, se avete dolore indica che ne avete davvero bisogno e sentite proprio questa parte più leggera. E ora facciamo il naso, lento e profondo, ma deve essere lentissimo e profondo. Prima una strisciata verso il basso, poi percorrete l'osso orbicolare dell'occhio. Lo facciamo tre volte e poi anche qui andiamo a fare delle piccole spinte o virgoline. Trazione e spinta,
lenta e profonda, angolo interno dell'occhio, angolo interno del sopracciglio, rimango sotto il sopracciglio e distendo bene l'orbicolare. Salgo, è la terza festa, angolo interno, ok, e ora faccio queste piccole spinte, quindi faccio proprio un movimento di rotazione delle dita lento e profondo, libera il naso, migliora il drenaggio di tutta questa zona ed elimina le tensioni del tessuto connettivo nella zona centrale. Concludo con un leggero palpérulé sull'ovale e sulle guance, leggero, io vedo queste che scavano. Ragazze, diventate delle Sharpei. Allora, piccola pinzettina con le dita, un pizzicottino e scorrete. Sentirete che in delle zone scorrete peggio. Se scorrete peggio, aspettate anziché forzare. Aspettare vuol dire do dei piccoli stimoli al tessuto connettivo e aspetto di poter scorrere nuovamente. Stessa cosa di là, zicche, 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 zacche. Qui io mastico molto più a destra, quindi ho un po' più di tensione e semplicemente, anziché andarci di prepotenza, perché la pelle del viso è sottile, i muscoli del viso sono pellicciai e non hanno un'inserzione ossea, ma si inseriscono sulla pelle, perciò, ecco, forzare vuol dire avere poi un viso che prolassa verso il suolo, ragazze, eh? Già una lotta persa contro la forza di gravità. Ok, ora la mia pelle è pronta per la routine cosmetica. Siamo a maggio, quindi vitamina C, ragazze, Alcune di voi non amano questa sorta di granulosità che si avverte, però vi do due dritte, come ho dato a qualcuna di voi che ho visto dal vivo e che è venuta in consulenza a Milano. La ricerca dice che dopo 3 giorni di applicazione di una vitamina così formulata, quindi con queste caratteristiche, la cute è satura. Che cosa vuol dire? Che abbiamo fatto il pieno e questa, diciamo, saturazione rimane per 3-4 giorni. Quindi chi non ama la texture, quindi la consistenza del prodotto, può semplicemente applicarla durante la settimana, lunedì, martedì e mercoledì. Quindi finisce la boccettina, la applica mattina e sera andando a finire, quindi se ne applica di più delle 6-7 gocce e poi per 4 giorni non la riapplica perché tanto può godere dei primi 3 giorni di applicazione e poi ricomincia il lunedì dopo. Oppure chi invece non ha assolutamente problemi, come io, a me non dà fastidio, ecco, io applico 6-7 gocce per 7 giorni. Siero, il siero io uso Trisol, però ovviamente se state facendo questa routine di giorno applicherete il siero un po' più specifico, visto che siamo a metà maggio, perciò chi di voi usa l'Ultra Bright, l'Uniform, il Photo, insomma il siero che avete nella vostra routine. Se lo fate di sera è preferibile il Chronolift o il siero Trisol. Mi raccomando, dal centro e scendo verso il basso. Io vedo ancora gente che fa così, mi prende male. Paranoia. Ecco, mi raccomando, non trascuro nessuna zona. Poi, di giorno usate, cioè chi usa direttamente il solare antirughe Trisol, io ora poi non voglio fare altro, quindi è già la mia routine della sera. Crema, quindi la sera io aggiungo sempre una goccina di acidi grassi. Fatemi sapere nei commenti
come vi sentite la pelle. Io non posso fare a meno del lip, ragazze, perché poi la mia routine è un pochino più articolata, eh? Però poi mi dite avanti prodotti, perché io mi do sempre anche il VX e il lift per il contorno occhi. Anche per le labbra potete aggiungere una goccia di Hydra Essential. Io ora non lo spreco perché, come vi ho detto, avevo una puntina di D-Blush e quindi non spreco Hydra Essential, visto che poi dopo devo rimuoverlo e ridare di nuovo Hydra Lip. Due volte a settimana, nei giorni invece in cui non fate questa routine, la routine che io e le consulenti vi abbiamo assegnato, quindi di tecniche di massaggio, stimolazione dei punti, quella più indicata a voi. Se ancora non siete in contatto con noi in consulenza, riempite il form che trovate. La consulenza è personalizzata e gratuita, è fatta da esperte della pelle e non da impiegate o centraliniste, quindi persone che lavorano nel settore da tanti anni e che sono al mio fianco da sempre, quindi delle piccole Martine. Un abbraccio, ragazze, al prossimo lunedì!